Sono Maria, 74 anni, sono di Ferrazzano. Io faccio un pane da grassa. La sera prima cuocio le patane, 3 kg di patane, 15 kg di farina. La massa, quando il pane è risorto, piglia e lo schiana e lo mette dentro la pagliola. Dopo un'ora da dentro la pagliola, lo mette dentro il forno a legno. Quando è stata d'ora dentro il forno a legno, lo piglia e lo sforna e faccio 7 pannelle di pane, 4 pizze con la pomodora e 2 cornizze di farrazzana. Poi faccio pure le patane, le sceglie, ci metto tutto l'accongiamento, agnerille, aglie, prezzemolo e le metto un coppa alla liscia dentro la camina. Ci metto la ramera, dopo un'ora che sono cotta, sono buona per mangiare. C'è lì i cascini. Buona Navità. Faccio gli cascini, faccio le rape, le cuocio lo cavadare, che lo fuoco non ho per la stufa. Dopo piglio e faccio lo bollito, le cuocio e pelle di porco, faccio la pizza di randini e la massa e ce la mangiamo. Io, quando avevo a Lione, pazziava e evadiava e non faceva niente. Iva solo pazziando, tutti eravamo lì per tu, alla casa della vecchia e ce ne scappavamo. Si ricorda qualche gioco che facevate tutti insieme con gli altri? Facevamo a funa. Che cos'è? Che manavamo la funa e zumbavamo. Altri non se li ricorda? E che te dici? Niente, io vengo in bagno alle volte e facevamo la gnocchia. La gnocchia, lo sai chi è? No. Tagliavamo una canna e ci mettavamo tutte le cerasi uccine e che la si chiamava la gnocchia. Io non posso parlare più perché penso a Alessandro e Guido che stanno dentro. Perché gli hai parlato di Farrazzana. Oh. Poi va a Lione e mi va a settare a capo, a fuoco. Mi bucava di capirli. Gli tata e mi venate lo fiasco di vino in capo. Pigliate, mi facete lo melone e mi sono cresciute i capelli ricci.